Ciao a tutti, oggi vi parlerò di un aspetto del mio lavoro che ha avuto una nota di rilievo soprattutto negli ultimi mesi perché non tutti sapevano che avessi avuto modo di frequentare un corso per assistenti sessuali disabili. La figura professionale si chiama OEAS e in un certo senso questo corso di formazione ha integrato una parte della mia formazione professionale e quindi del mio lavoro. Chi mi conosce sa che mi occupo anche di sessualità e in modo particolare di sessualità sacra riferita al tantra. I miei percorsi, soprattutto il percorso Kundalini o la pratica tantra, sono dedicati alle persone che hanno o dei disagi, legati alla sfera sessuale o perché semplicemente nella sessualità vedono una strada per evolvere e diventare più consapevoli di essere, al di là del corpo, delle anime e quindi, esseri spirituali venuti sulla terra a fare un'esperienza fisica. Ma non mi dilungo su questo, anche perché c'è sicuramente un video dedicato al percorso Kundalini. Oggi, ci tenevo a portare questa testimonianza del come mai questo aspetto per tante persone risulta essere in un certo senso inaspettato e per me invece è totalmente naturale, soprattutto perché la disabilità è un aspetto fisico, ma io nel mio lavoro non mi relaziono con le persone da un punto di vista fisico. Chi mi conosce o chi può intuire attraverso i miei post, attraverso ciò che scrivo, quindi o attraverso i miei video, quello che io comunico è soprattutto un aspetto animico e quindi io mi relaziono con le persone attraverso il sentire e attraverso questo aspetto legato all'energia e legato ad un incontro di anime.